On the line, bentornati On the line. online. Dopo questo, diciamo, dopo questa chiusura di 2020 e inizio 2021, che speriamo vada meglio, come si suol dire, tanto ormai ce lo auguriamo un po' per tutto, sia diciamo parlando di vita normale, vita vera, sia anche videoludicamente parlando, perché insomma qualche rinvio c'è stato. Quindi speriamo bene che tutto proceda come si deve. E oggi però ci vediamo per provare il nuovo, anzi terzo ultimo capitolo di Hitman, un franchise che comunque conoscerete penso in moltissimi, franchise che si è un po' reinventato con questa ultima trilogia e che ha saputo, diciamo, fare bene i compiti a casa. IO Interactive ha fatto veramente, secondo dal mio punto di vista, poi non so se avete letto la recensione, ha fatto un lavoro a mio avviso certosino. E ora lo vedrete, insomma, io vi farò vedere magari la prima missione, così che almeno vi rendete un pochettino conto, se non altro, degli scenari che sono stati introdotti nel gioco, perché chiaramente le meccaniche sono rimaste fedeli a una formula che fondamentalmente, come si suol dire, cavallo vincente non si cambia, giusto Luca? È a squadra vincente, non si cambia. Ma Però quello vabbè, dai. che è, ma quello che è. Però io, scusami, io ho scritto cavallo vincente, non si cambia. Vabbè, dai, ci sono varie declinazioni, dai, Ah, dipende da. no, perché dovete sapere che Luca un po' su certe cose manda i messaggi minatori, no? Come per dire, cosa hai scritto? Io ti radierò, ti farò radiare dall'albo. Dall'album delle Dall'album. figurine. E Esatto. quindi così. E allora, un piccolo recap. Fondamentalmente avevamo finito il secondo capitolo di Hitman, incontrando un'altra spia e incontrando la Costante, anzi catturando la Costante, che era fondamentalmente uno dei membri dell'organizzazione che all'interno della Providence fondamentalmente ci dava la caccia. Catturato lui, sembrava che tutto dovesse andare come si deve, peccato però che come al solito, soprattutto quando si ha a che fare con queste organizzazioni decisamente particolari, qui si parla di una roba di spionaggio di altissimo livello, ma d'altronde comunque con una persona come l'agente 47 non ci aspettiamo niente di meno. E quindi fondamentalmente ora appunto 47 deve rintracciare ed eliminare alcuni diciamo membri chiave di questa organizzazione, proprio per fare in modo di distruggerla, si spera definitivamente. E questa è la prima missione, siamo allo Scettro, che è una torre a Dubai, una torre fantastica, un grattacielo enorme, che già come starete vedendo, spero che renda la diretta, perché stiamo facendo un pochettino, stiamo Sì, cercando di secondo fare me le rende cose, benissimo. però ecco, graficamente sicuramente già è un bel colpo d'occhio, i poligoni sono stati, diciamo, secondo me enfatizzati in questo terzo capitolo, cioè vedo le texture un po' più pulite e hanno saputo giocare meglio col comparto di illuminazione, anche perché questa vi faccio presente che è un'area al chiuso, quindi ci troviamo proprio all'interno di questo albergo di super lusso che a primo acchito sembrava la festa di non mi ricordo quale Fast and Furious, che poi partono con la Ferrari e sì, con la Ferrari, scusate. Partono con la macchina e saltano da un grattacielo all'altro, no? Però in questo caso siamo all'interno appunto di questo luogo, di questa location. Lui è uno sceicco di Dubai, che tra l'altro offre anche se vogliamo, un obiettivo nascosto, che non vi dico perché ovviamente insomma è pure carino farlo. Tanto vi faccio vedere anche un po' come si sta sviluppando la questione, perché ecco, quello che fa piacere vedere di Hitman è la modalità con cui viene costruita ogni microstoria all'interno delle missioni. E a volte è anche piacevole, insomma, farsi una passeggiata proprio per lo scenario, perché sono, come ho scritto nell'articolo, sono mini sandbox alla fine, no? Hanno comunque una loro mappa relativamente grande, secondo me corretta, se vogliamo, nel senso che non esagera, ma allo stesso tempo non è nemmeno uno di quegli scenari proprio triti e ritriti, no? Piccolini, che non ci si può far nulla.
E come avrete, vabbè, come ho scritto o avrete letto, ma questo lo diciamo anche per chi, sia chi non dovesse aver mai giocato a Hitman, oppure chi è invece appassionato del franchise, come, come se è stato fatto nel corso di questi tre capitoli di questa nuova, diciamo, trilogia, si è cercato di venire incontro ai giocatori inserendo due tipologie, due maxi tipologie di approcci, che era quello che descrivo nell'articolo. Quindi abbiamo da una parte, per accompagnare il neofita, quelle che sono le storie della missione, ovvero dei veri e propri cammini, se vogliamo, dove fondamentalmente il giocatore può seguire degli obiettivi, deve rispettare degli obiettivi. Come vedete, io per esempio nel corso delle prove, perché le missioni le ho rigiocate chiaramente più di una volta, ho seguito prima questa, che è Uccello Predatore, che noi fondamentalmente prendiamo, vestiamo i panni di questo assassino che si chiama Zana Kazem, che viene chiamato l'Avvoltoio. Oppure ho fatto quest'altra storia della missione che si chiamava Insicurezza. Poi vabbè, non vi dico troppi dettagli, perché qui invece partivamo andando alla ricerca di uno dei primi obiettivi, che è Marcus. Chiaramente il giocatore un po' più ferrato invece del gioco si troverà a girare per la mappa e potrà scoprire effettivamente degli elementi extra, degli oggetti, delle armi, anche se vogliamo, oppure dei percorsi che possono in qualche modo regalare quella che potrebbe essere un'uccisione più fantasiosa o fondamentalmente alternativa da questo percorso prestabilito. Ovviamente Luca, se tu senti qualcosa che non ti suona, dimmelo, perché magari io come si dice, tengo banco e non do spazio. No, mi sembra che tutto quello che tu hai detto è assolutamente perfetto. Come ti avevo detto qualche giorno fa, secondo me Hitman rimane probabilmente il migliore, se non uno dei pochi stealth che secondo me possono essere veramente come dire, possono rappresentare veramente al meglio il genere, secondo me, perché al di là appunto che, come abbiamo detto, molto spesso sono accomunati da un'intelligenza artificiale magari un po' claudicante, ma se mettiamo sullo stesso piano un Hitman, un Metal Gear, Splinter Cell e via dicendo, secondo me Hitman risulta essere una spanna superiore a questi titoli, proprio per l'approccio molto più creativo, variegato e sfidante da un certo punto di vista rispetto a tutti gli altri. Quello che sicuramente preferisco, anche se poi io, come sai, il genere stealth per me... Sì, sì, te entreresti con una mitragliatrice a cercare silenziata, l'obiettivo. Silenziata, ecco, esatto. Questa secondo me è la discriminante. Esatto. La discriminante è che metto il silenziatore e quindi faccio un po' meno casino del solito. Però devo dire che rispetto a tutti gli altri, Hitman dal punto di vista del gameplay mi ha sempre affascinato molto di più. Poi ecco, magari le storie e via dicendo, preferisco di gran lunga il mood, diciamo, di Splinter Cell, che non questo, però vabbè, ovviamente c'è altre considerazioni. No, beh, ma infatti quello che insomma secondo me fa tanta fede e si unisce sicuramente al discorso che stai facendo tu, è proprio innanzitutto un discorso di approcci diversificati che aiuta in qualche modo anche lo stealth game, perché non ti costringe a un'unica strada, ma allo stesso tempo insomma, oltre a questo, c'hai la possibilità anche di sperimentare, che secondo me è una cosa veramente veramente tanto tanto piacevole. Sì, poi diciamo che è sempre un try and error, no? Sì, nel senso che, cioè, insomma, sappiamo un po' come funzionano questi giochi. Però, te l'ho detto, tra un'eliminazione un po' fantasiosa, la possibilità di potersi travestire come stai facendo tu in questo momento,
e via dicendo, secondo me appunto le possibilità per poter agire in maniera molto creativa ci sono assolutamente tutte. Sì, sì, assolutamente. Ma poi guarda, ti dico che fa piacere e incuriosisce parecchio anche tutta la questione del, come si dice, anche tutta la questione proprio del, del trial and error, perché secondo me anche alle difficoltà maggiori, considerato che, considerate che ci sta la normale, che è quella che stiamo facendo noi, ma giusto perché così riesco a farvi vedere un pochettino meglio tutto quanto con un pelino di tranquillità in più. E, però ecco, quando già si comincia a, come si dice, ad andare nelle difficoltà più elevate, dove invece c'è da, come si dice, da mettere in campo un pochettino più di, non dico tanto logica, ma proprio di pianificazione, eccolo là che poi quei salvataggi limitati e tutto quanto, ci si diverte assolutamente. Ora, tanto per stare comunque nell'argomento, quelle che avete davanti, quella che sto usando ora, scusate, è la visuale, diciamo, tattica. Questa visuale tattica permette di vedere gli obiettivi anche al di là dei muri. Potrebbe sembrare una semplificazione eccessiva, ma in realtà secondo me si coniuga perfettamente con quello che è il gioco, perché le difficoltà sono ben altre. Insomma, vedere un obiettivo alle spalle di una parete non vi semplificherà sicuramente il lavoro, soprattutto perché esistono appunto delle, diciamo, delle persone che con il pallino bianco che vedete in alto possono riconoscere, riconoscervi anche attraverso il travestimento. Questa è una cosa secondo me molto coerente, anche per cercare di creare un minimo, infatti adesso mi devo evitare quello che magari sarà al corrente del personale, e quindi devo evitare di farmi vedere. E ora, come percorso di missione, mi vado a intrufolare nella sala server non appena il tizio... No, premere il tasto start. Esatto, bravissimo, il tasto start con il tasto sinistro del mouse. Eccoci qua, noi lo ignoriamo e andiamo subito dritti di qua. Perfetto, anzi prendiamo una bella chiave inglese, questa fa sempre piacere. Ora, questo invece è l'inventario, rimasto comunque identico a già ai due precedenti capitoli. Carinissima questa integrazione della telecamera, che è proprio un'integrazione secondo me minima, lievemente blanda, però fa piacere, perché comunque permette anche di identificare alcune particolari, diciamo, alcuni particolari oggetti. In alcune missioni ha ancora più effetto, tipo la seconda missione che avevamo giocato anche durante l'anteprima, perché ti garantiva di poter fare delle indagini, vabbè, utilizzando diversi travestimenti. A Luca ho un pochettino raccontato, però devo dire che effettivamente hanno fatto veramente un bel lavoro. Cheikh Al-Ghazali is reaching out to his worldwide network of lawyers and financial contacts. Abbiamo specificato che siamo su PC in questo momento. No, in realtà non l'ho detto, però sì, siamo su PC e stiamo facendo giocando alla definizione massima dal punto di vista delle impostazioni, tranne qualche cosa sul comparto delle ombre, che comunque ho preferito abbassare per fare la diretta, perché sto giocando in finestra. Da quando ho comprato il monitor della Xiaomi, il Curved, da grande, 32, bellissimo, sotto suggerimento di Luca, ora fare le dirette è diventato un pochettino più complicato, ma giusto a livello di impostazioni, perché chiaramente quello rimanda tutto, riporta tutto ultra wide a 21 noni, e pertanto la risoluzione subisce un pochettino di stretch. Grande. Qui non mi serve mimetizzarmi come custode, ma devo trovare la sala server. Allora, la sala server, questa è una cosa, ecco, abbastanza simpatica, ovvero come vi ho detto prima, ci sta il discorso del seguire un determinato percorso dal punto A al punto B. In alcuni casi comunque il gioco cerca di lasciare un pochettino briglia sciolta, o in ogni caso di far aguzzare un pochettino, anzi oserei dire
insegnare al giocatore ad avere un certo approccio nei confronti della mappa, un po' più, non dico creativo, ma comunque intelligente. Questo, guardate, è una cosa che mi sta facendo, ma non so se, come si dice, forse si risolverà con qualche patch. Ogni tanto mi si discollega dal server. Sì, ma è una cosa, guarda, infatti è durato pochi secondi. Ogni tanto randomicamente pia e parte così. Perché se ti registravi alla loro pagina potevi ottenere dei costumi extra e ovviamente i salvataggi in cloud, perché ricordiamo, questo lo stiamo lanciando da Epic Game, quindi dal client di Epic, appunto. Allora, dicevo, aguzziamo l'ingegno. Eleva server room, quindi ci conviene andare di qua. Allora, la mappa ci dà un primo avviso di dove potrebbe convenire andare. La server room dovrebbe essere qui. Abbiamo il tizio che ora sganassiamo con una bella chiave inglese. Pim! Sì, però vedo che anche tu a livello di stealth sei proprio... Ma allora, io ho imparato una cosa da Hitman, ovvero che fare un minimo di pulizia aiuta sempre. Ma per un discorso molto semplice, che quando si tratta poi di soprattutto, diciamo, interagire con particolari personaggi dello scenario o con gli stessi bersagli, avere un po' di situazione libera non dispiace, perché non sai quante volte mi è capitato magari di lasciare una guardia che faceva la ronda e poi magari invece mi sono trovato che, considera, una volta ho detto vabbè, fammi provare. E a questa mappa poi, ovviamente, voglio dire, parliamo di un grattacielo, chiaramente richiama alla parte del spingere l'obiettivo fuori da una balaustra o comunque di sotto, no? E fatalità, avevo ripulito tutto il balcone e vedevo che l'unico che era rimasto era uno di questi addetti alla manutenzione, che dico, vabbè, stava aggiustando il condizionatore, immagino, comunque tutta la tubatura dell'aria che è dedicata a... Dico, ma te pare quello sta... Hai visto quando lo vedi sempre chinato là, no? Sì. Insomma, niente, prendo uno degli obiettivi, lo sgancio di sotto con una pedata, quindi vedi proprio lui e fa... Oh, che vola giù! A una certa vedo... Pam, se te se fa lo schermo come se sei stato scioccato. Dico, ma che cavolo è stato? Il tizio della manutenzione, che non so per quale arcano motivo, si vede che aveva sentito il piccolo sibilo del tizio che aveva fatto proprio... Ah! Perché manco ha avuto il tempo, no? Perché vabbè, Gagliardo ovviamente stava a guardare tipo lo scenario, visto quelli belli impettiti che guardano lo sfondo, no? Davanti a loro, e uno dietro che arriva, paga, pedata dietro la schiena. E quindi sì, credo che quel piccolo gridolino mi ha tradito. T'ha fregato. Eh sì. E quindi da quel momento in poi ho detto, va, adesso puliamo tutto. Allora, cosa interessante, scusate, io intanto vi faccio vedere, magari... perderò un pochettino nella missione, ma giusto per darvi un po' l'idea di come funziona il gioco. E, Hitman regala, anche se ci sono poche, oddio poche, relativamente poche ambientazioni, poi vi faccio vedere magari le missioni quante sono, la cosa bella di Hitman è che garantisce una discreta longevità grazie alla rigiocabilità di ogni missione. Che vuol dire? Sicuramente una persona, non dico svogliata, però una persona che magari dici, sai, mi voglio completare il viaggio, me lo voglio giocare, così come viene, quello che faccio, prendo una pistola tipo Luca, sparo a tutti, uccido, faccio una strage all'attico di Dubai, però porto a casa il risultato, potranno comunque effettivamente ridurre drasticamente quello che è, insomma, l'offerta reale del gioco. Chi invece, vabbè, ma secondo me anche un Luca lo potrebbe fare con un po' di allenamento. Anche un Luca potrebbe quasi risultare offensivo. Sì, un Luca potrebbe, perché un Luca è importante, no? E invece perdersi un pochettino per le diciamo le varie sfide proposte dal gioco e quindi decidere magari di che ne so, ecco, questo è il famoso tizio che avevo tirato giù dalla sporgenza, che vedi, però guardalo come è impettito e io ero passato dietro, bam! E può comunque fare le determinate sfide, tra l'altro alcune sono veramente particolari, ve lo dico perché
In alcune, per esempio, non sono ancora riuscito a capire come ci si arriva a farla, perché molte delle missioni, soprattutto per le imprese, non è che si fanno, le si trovano così. E la conoscenza degli Stuyvesant, che vabbè, questa è una persona che non vi dico chi è, dai, facciamo così. E per trovarla io ci ho sbattuto contro mentre ero immerso nel voler cercare di trovare tutti i travestimenti della mappa, perché pure quello ti fa un piccolo achievement, un piccolo risultato di sfida, no? E allora ogni tanto vado in giro e dico: ah, questo non ho mai fatto il capo delle guardie, pum, manganellata dietro la tastiera, un travestimento, e sblocco un vestito, no? E mentre facevo questa pratica un po' barbarica, mi sono trovato a incontrare questa per sbaglio, che stava dentro una sala privata, e dove infatti mi hanno fatto entrare solo dopo perquisizione. E da lì sono potuto, insomma, andare avanti, ma tra l'altro non ho nemmeno, diciamo, completato quel percorso di sfida. E la curiosità è tanta, perché comunque, sai, se non altro per capire cosa accade. Ora noi attiviamo la cosa manuale, o almeno ci proviamo. Hide 47. E ce ne nascondiamo, dai. Stanno arrivando le... Hai mai letto un romanzo di... non so se ne sono stati pubblicati altri. Io ho letto un romanzo dedicato a Hitman. No, veramente che no. Non mi ha impressionato, se devo essere onesto. Però, insomma, come sempre, l'idea dei romanzi dedicati ai personaggi dei videogames mi piace sempre tantissimo. Poi magari, ecco, ce ne sono alcuni che sono riusciti meno bene rispetto ad altri. Beh, io per esempio ancora ho il dente avvelenato per quelli di Dead Space, che potevano essere, diciamo, migliori sotto tanti punti di vista, ma purtroppo così non è stato. No, decisamente no. Ah, ecco, no, vedo che ce ne sono due, però forse in italiano ce n'è soltanto uno. Hitman Damnation. Ed è quello che ho letto io. Un po' così. Non bello come ovviamente Bioshock, che mi stai facendo vedere, no, l'altro vabbè, giorno. Guardate, Bioshock l'ho riletto. Secondo me l'autore di quel romanzo, John Shirley, è un genio. Ma è un genio perché secondo me è riuscito a ricreare proprio quella che era forse il perfetto, la perfetta introduzione, perché è un prequel, e la perfetta introduzione al gioco. Considera che l'ho riletto per la terza volta, mi pare, e ho cominciato a giocarmi Bioshock perché ho detto: no, mo me lo rigioco. Guarda, secondo me, se ancora non l'hai fatto, leggiti Bioshock da Rapture a Columbia. No, ma è un romanzo o è un... No, non è un romanzo, è un libro, okay, anche abbastanza corposo, che è, a parte che comunque ti spiega un po' tutto quello che è il background dietro ai tre giochi, quindi ci sono sicuramente alcune cose che puoi comprendere meglio, e ti riporta sicuramente alcune cose che sono state scritte anche nel romanzo. Però poi ti fa capire quali sono state le scelte di design, che sono state di game design, di level design, tutto. Beh, il resto. C'è un'intervista, diciamo, molto carina a Ken Levine, dove lui racconta di aver avuto diverse, diciamo, ispirazioni al fine di creare Rapture. E sì. Queste sono presenti anche all'interno di Bioshock. Uno basta che vede la... come si dice, basta che vede i commenti del regista, li chiama lui, stanno nella versione remastered del gioco. E, però c'era anche un'altra autrice, oltre a Orwell, c'era un'autrice, Anne Rand. Sì, è un'autrice che poi tra l'altro ha, diciamo che il suo testo è quello che poi ha... diciamo sviluppato una vera e propria corrente filosofica, che è quella a cui poi si rifà Bioshock. Esatto.
Infatti è gagliarda questa cosa perché Gaia, cioè stiamo parlando di filosofia. Ho capito, gaiata. Vai allora. Qui siamo i barbari, no? I barbari veri, mica come Attila, flagello da Dio. Però vabbè, una cosa fantastica allora. E effettivamente ti fa capire un pochettino che soprattutto poi Andrew Ryan come personaggio, per quello ti dicevo, Shirley secondo me nel romanzo ha regalato veramente una bellissima caratterizzazione a Ryan, a Fontaine, e a me mi è piaciuto tanto anche Bill McDonagh, che è uno, diciamo, dei, che è uno dei personaggi più importanti della storia. Sì, no, ma insomma, Bioshock, io dico sempre Bioshock, secondo me si doveva fermare al primo, però vabbè, questa è la mia... Guarda, a me anche il secondo non dispiacque, però... No, secondo me è stato proprio un modo abbastanza becero, secondo me, purtroppo, di andare ovviamente a... Tanto che infatti Ken Levine si era opportunamente sfilato dal progetto, perché quando aveva visto, insomma, che volevano soltanto andare a spremere un po' l'universo di Bioshock, vabbè, però questo mio parere, a me proprio non è piaciuto, ma così come non mi è piaciuto il terzo, se devo essere sincero. Il primo lo trovo un capolavoro proprio assoluto, proprio. Beh, il assoluto. Primo è un capolavoro, sì. No, non è piaciuto a tutti, non è piaciuto a tutti. Io mi chiedo come si possa non amare un gioco come Bioshock, però vabbè, per carità, si rispettano i pareri di tutti. Sì, comunque, sì, assolutamente. Il libro che aveva scritto l'autrice a cui si rifà, appunto, Ken Levine, che si chiama Ayn Rand, che sembra un po' un nome contratto di, o comunque ricorda molto Andrew Ryan, no? Sì. Cioè, ai tempi, non mi ricordo esattamente il periodo, ma credo che fosse intorno agli anni 50, qualcosa del genere, fu probabilmente il libro più letto e pubblicato in America. Quindi, insomma... Ha fatto il suo? Ha fatto il suo. No, ma guarda, veramente... E la corrente filosofica era quello dell'oggettivismo. Su cui poi noi adesso faremo una puntata del podcast proprio dedicato all'oggettivismo. Ah, bene. Ci facciamo due risate. Chi è coinvolto? Boh, nessuno. Esatto. Credo nessuno. Però, no, vabbè. Guarda, hai fatto bene a tirare fuori l'argomento, ma consigliatissimo, veramente. Leggetevelo. Tra l'altro, ora mi sono un attimo fatto prendere la mano quei libri e ho ordinato i libri di Dune, che non ho mai letto. Ma perché l'hai fatto? Perché ma perché l'hai fatto? Perché voglio prepararmi. No, vabbè, dai, adesso scherzi a parte, boh, sì, cioè, anche quelli secondo me rientrano un po' nel... Era saltata fuori questa moda dei romanzi dietro al mondo dei videogiochi, boh, quelli di Doom secondo me non sono tra i più riusciti, così come quelli di Resident Evil, se proprio vogliamo essere onesti, non erano bellissimi. Però, per carità, ci sono alcune cose che secondo me aiutano un po' a immergerti meglio nel mood, diciamo, del gioco. Mamma mia, questa sequenza a cazzotti è bruttissima, Volevo fare una cosa, però... Ah, me l'ha fatto fare uguale. Perché... Lo volevo buttare dalla cosa dell'ascensore. Perché c'è un obiettivo. Tra l'altro quello non mi ha visto, meno male. Tra l'altro, hai giocato alla demo di Little Nightmares 2? No, purtroppo. Bella, 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 bella. Non vedo l'ora che esca. Non vedo l'ora che esca. Perché mi è piaciuto davvero un casino. Invece, molto belli, sempre
quanto per rimanere nel tema dei romanzi tratti dal mondo dei videogames, quelli di Gears of War. Quelli di Gears of War, quelli ancora non l'ho, quelli sinceramente non li ho presi, però non credo lo farò, insomma. Considera Gears of War è anche un altro di quei franchise che a livello videoludico ho fatto il Tactics e il primo, mi sa, poi basta. No, bello, 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 perché comunque espande l'universo, racconta meglio, così come anche quelli di Halo. So che ho una certa avversione per i romanzi di fantascienza, non riesco proprio a digerirli, e quindi ho provato a leggere qualcosa di Halo, ma mi sono bloccato quasi subito. Però è un gran gioco. Scusami, però sono dei gran bei libri, assolutamente. C'è un mio collega che è appassionatissimo, mi ha raccontato proprio la storia di Halo, che traspare ancora meglio nei libri piuttosto che nei videogiochi, ed è, vabbè, una roba veramente pazzesca. Pallina da golf esplosiva mancante, questo pure è curioso. Avevo fatto il libro di Command and Conquer, è vero, e ce l'ho anche, tra l'altro il libro di Crysis. Sì, mi ricordo anch'io una cosa del genere. Pensa a te. Pensa a te, che deve essere. Questo non ce l'ho. Darksiders. Sì. Che non leggerei mai, però mi attizza, se devo essere onesto. Mi incuriosisce. Poi vabbè, Dead Space, una trilogia. Io ho letto Martyr e Catalyst. Però c'è anche questo Salve. Ah no, è un fumetto. È un fumetto, Salve. Mentre invece vedi Deus Ex, Icarus Effect... Mi intriga anche perché poi, dopo la personale mezza delusione di Cyberpunk, ma ovviamente la mia lascia il tempo che trova, non essendo io un grande esperto di giochi di ruolo, mi sono ributtato un po' su Deus Ex, che a me era piaciuto un casino. Mazza, Human Revolution. Sì, mi è piaciuto veramente tanto e me lo sto un po' rigiocando quando, insomma... Jensen. Esatto, e sinceramente questo romanzo me lo vorrei leggere molto volentieri. Infatti mi sa che se lo trovo in digitale me lo prendo. Poi vediamo un po' cosa c'è. Ma vabbè, i libri di Battlestar Galactica. Ah, ma guarda che a libri potresti impazzire, eh. Io sto guardando su multiplayer.com, che... Guarda, io adesso ho cominciato a fare, in edicola, i grandi maestri dell'occulto, ho visto la pubblicità e mi ho detto, Simone ci si butterà a pesce. Infatti l'ho preso già, infatti ho preso la macchina del tempo. E poi ho preso quelli di Dragonlance che non ce li ho. Che quelli escono, vabbè, sono la collana Dungeons and Dragon. Considera che per farlo ho dovuto corrompere Beppe e chiedergli com'era il dorso, perché se fossero stati numerati non l'avrei mai comprati. Invece vedi, il dorso non c'ha numeri, quindi l'ho potuto comprare senza morire. Aspetta, spiegami questa... Allora aspetta, prima faccio l'obiettivo della missione e poi ti spiegherò questa mia malattia, così almeno capirai. Perché, intanto per accomodarti, insomma, nella situazione. Allora, tanto aspetta che faccio quello che devo fare. Oh! Oh! Ammazza. Madonna, che smira. Madonna, davvero? Madonna, l'intelligenza artificiale, ragazzi. Ma cos'è quella roba che ho appena visto? Fammelo rifare, va. Non mi piace. Imbarazzante, eh. E ti dicevo, allora, il discorso dei libri. I libri di Dungeons and Dragons vengono proposti con due collane. Una delle, vabbè, Forgotten Realms, che è un'ambientazione. Uh-huh. E quindi storie di un personaggio, diciamo, principale di quell'ambientazione, e poi i libri delle Dragonlance, che è un'altra, non c'entra niente con
nello specifico con Dungeons and Dragons, però c'ha un'altra proprio sua ambientazione, mondo, personaggi, eccetera. Ora, che succede? Io i libri delle Forgotten, che è una di queste due costole, ce li ho tutti. Anzi, ce li ho in due copie, perché ho la vecchia edizione, poi ho visto che la nuova aveva tutti i dorsi uguali con i numeri dei libri, quindi l'ho ricomprati. Però delle Dragonlance ho solo tre libri, tre o quattro, e mi mancano, li volevo leggere tutti, era da parecchio che lo volevo... Quindi che ho fatto? All'inizio ho detto, però aspetta, non è che posso regalargli i soldi per fare una terza copia dei libri che già c'ho, più quelli nuovi. Dico, fammi a questo punto capire se posso, che ne so, ovviare al problema in qualche modo. E allora ho sentito Beppe chiedendogli, senti Beppe, ma che tu sappia, questi libri come ce l'hanno il dorso? E tu dici, che vuol dire? Perché allora la mia paura era che potevano avere le numerazioni contandoli tutti. Quindi che ne so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Forgotten Realms 1, 4, 9, 8, e invece Dragonlance 2, 8, 9, 12. Ah, ho capito, ok. E la cosa mi stava profondamente, diciamo, uccidendo dentro, perché... Perché tu dici, se all'inizio lo devo finire. No, ma poi se lo inizio, vedere solo 2, 8, 9 mi sarebbe... appunto... E quindi ho detto, poi alla fine invece sono andato in edicola, ho visto che il dorso è praticamente non ci sono numerazioni, e quindi là sono cascato nel tranello con tutte le scarpe. Ascolta, ma perché invece non spendi un centone per farti vedere da uno bravo? Ma io non ho bisogno del... E ora sai che ti dico, a te te pio che forbici. Via. Finally, Stuyvesant and Ingram are gone. Così ci siamo tolti il pensiero. Ma via il coltello, va. Che può sempre essere utile un coltello. Nel frattempo, Simo, ho visto che, siccome al peggio non c'è mai fine, avevano fatto, in previsione delle grandissime vendite di Marvel's Avengers, il videogioco, avevano fatto anche un romanzo prequel. Ma che stai a dire? Non ci credo. Ah, mi dico, La chiave dell'estinzione si chiamava. No, non voglio sapere nulla. Non credo che sia. Show prequel to the blockbuster action video game. Gli hai proprio portato fortuna. Blockbuster action video game. Ha venduto uno sputo e mezzo. Eh sì, mi dispiace dirtelo. Così come vedo molto nelle tue corde i libri di Dragon Age. Quelli non li ho presi. Mi manca. Sì, sono tre, non sono neanche tanti. Belli libri di Mass Effect, ecco, anche quelli. Why not? Non mi dica che mi ha resettato certi punteggi, oh. No, non facciamo queste sciocchezzuole, eh. Il libro di The Division, ecco, questo... Ah, ecco, credo che Bizio ce l'abbia. Credo che Bizio ce l'abbia. Allora, scusami se ti interrompo, quella che vedete ora è fondamentalmente il, diciamo, il nostro badge, se vogliamo, che il nostro curriculum di quanto siamo bravi a fare quello che facciamo, come dice anche Wolverine, io sono il migliore in quello che faccio. E chiaramente questa valutazione in termini di punteggi aumenta facendo che cosa? Un tempo di missione più basso, oppure tutte uccisioni stealth, oppure appunto cercando tutte le varie aperture o scorciatoie che esistono, eccetera eccetera eccetera, all'interno dello scenario. Questa è una piccola aggiunta che in realtà è arrivata con il terzo capitolo ed è giusto parlarne, anche se nella pianificazione in realtà, diciamo, serve o non serve. Io non l'ho usata quasi mai, però sicuramente fa piacere nel quando magari appunto si vuole cambiare approccio per accedere alla mappa, ed è quella del di queste appunto scorciatoie, chiamiamole così, che si sbloccano una volta che si arriva a un determinato livello dello scenario, oppure quando proprio noi, durante la nostra esplorazione, non facciamo altro che aprire quei percorsi. Io, vabbè, mentre chiacchieravamo dei libri, mi ero avvicinato all'installazione dove c'erano le palline da golf, che lì si può fare una delle
uccisioni fantasiose che sono disponibili nel gioco. E, non avendo il piede di porco, non ho potuto sbloccare delle scale. Scale che magari mi avrebbero permesso di accedere a quel percorso in automatico all'inizio della missione. Infatti io qua adesso ho fatto un magazzino dell'attico dove mi possono lasciare un oggetto nascosto, quindi in questo caso magari una pistola o un cavo di fibra che può servire per fare un'uccisione o superare una zona dove c'è una perquisizione con un altro costume. Infatti qui c'è anche la scorta nascosta nella toilette nell'atrio. Valigetta, vabbè, con dentro la pistola. Questo non mi va di farvelo vedere, quindi se riusciamo a saltarlo è meglio, perché così ve lo vedete voi. Ecco, lutto in famiglia è la missione di cui ti parlavo, Luca, e sì. Considerate che, oddio, non dico identico perché non è identico ovviamente, però secondo me trae proprio preciso spiccicato ispirazione da Cena con Delitto, Knives Out. Certo, ovviamente sì. Non prende... per filo e per segno tutta la parte della storia, ma caspita, ci va proprio vicino. Allora, io tornerei, ripianifica missione, e intanto voglio vedere le sfide, perché io a questo punto le ho fatte tutte e tre, giusto? E mi dà colpo diretto, ecco, questa per esempio l'avevo quasi fatta, io vorrei fare questa appunto, facendogli colpire una pallina da golf esplosiva. E ancora non ho capito come si fa a fare questa. Caduta ad alta quota. Mentre in volo col paracadute. Elimina ogni bersaglio mentre è in volo col paracadute. Questa, guarda, ma pure questa. Bella sfidante, eh? Sì, sì, sì. Ma guarda, ce ne sono alcune che... secondo me sono gagliarde. Cioè, ti mettono proprio... Ecco, questa era la scorciatoia che ti dicevo prima. E ero riuscito a fare quasi questa, ma non avevo trovato la chiave dell'elicottero. Ancora non l'ho trovata. Mi sono assito da cuoco perché volevo avvelenare la cosa del il pranzo di uno degli obiettivi, ma poi alla fine l'ho ammazzato in modo diverso. No, ma al netto di quello che si possa dire, tante cose secondo me sono veramente ben fatte. Cioè, Hitman come gioco regala obiettivamente piacevoli momenti, anche divertenti, anche se i parietti divertenti. Anzi, quasi quasi, sapete che c'è, vi faccio vedere la seconda missione, va. Tanto, allora, andiamo al menu. Che poi le prime due missioni erano quelle che avevamo nell'anteprima anche. No, vabbè, ho beccato, ma purtroppo su Wish, che su? Wish non mi ispira grande fiducia, le locandine, i poster di Bioshock. È presente quando, insomma, girando, sì. Vedevi Madonna. Quelle sono belle. Ma pure lì, guarda, secondo me il... Non mi viene come si chiama... Però quello che fondamentalmente si occupa delle un po' di tutta la parte del visiva, no, del gioco. E chi ha fatto quelle locandine è forte, è forte, forte. Sì, vabbè, hanno fatto una ricerca su... È forte, forte. E per quello che ti dicevo anche che Shirley, secondo me, è riuscito veramente a cogliere un po' la vera anima di tutto il discorso, perché... Effettivamente nel gioco, vabbè, il gioco è un gioco che va giocato, cioè se esiste ancora qualcuno che non l'ha fatto deve farlo, corre ai ripari immediatamente, adesso te lo tirano appresso Bioshock, quindi direi che è una spesa assolutamente da fare. Però appunto se chi non lo avesse giocato o anche chi l'ha giocato deve correre ai ripari per il romanzo, perché ti dà tutta una... tutto un background che secondo me veramente arricchisce, rigiocandolo sapendo quel background, io me lo sono goduto di più il gioco. Ma guarda, io considerando il fatto che comunque poi ho sempre la tendenza a dimenticarmi tutto del... Quella è la vecchiaia, non è una tendenza. No, guarda, tendenzialmente
quando finisco una cosa la butto via. Mazza, oh. Proprio arricchimento, di quelli... No, aspetta, attenzione. Cioè, magari non mi ricordo dei dettagli, delle cose. Io vedo che tu, al contrario, ti ricordi i nomi, i ruoli, le cose. Cioè, io lì no, nella maniera più assoluta. Però ricordarmi le sensazioni che avevo quando ho giocato Bioshock, ti dico che... Cioè, secondo me, appunto, come stavi dicendo tu, è un qualcosa che arricchisce. Anche perché poi con il... ho peccato troppo di presunzione. Diciamo che, siccome ho una scarsa fiducia nel genere umano, e fondamentalmente Bioshock parla di questo... Hai preferito cancellarlo? No. Anzi, cioè, mi ci sono assolutamente trovato, perché Bioshock, appunto, cioè, prende tutte le migliori menti che possono esistere al mondo, i migliori talenti, le persone migliori, eccetera, eccetera, le butta tutto quanto dentro un habitat. Vabbè, però tu non parli della cosa più importante di questo aspetto. Cioè, non è che posso parlare di tutto quanto. Ho capito. Spoiler, sto facendo dei ragionamenti. Perché cosa intendi tu? Beh, io intendo, sì, è vero, perché vabbè, è importante fare un incipit che comunque non comporta spoiler. Fondamentalmente, avendo nominato prima che una delle ispirazioni di Ken Levine è stato Orwell con 1984, chiaramente quello che volevano cercare di fare era una sorta di società utopica, libera da determinati vincoli. Esatto. Ed ecco che per quello dicevo, sì, lui raccoglie, lui sarebbe Ryan, che vabbè, sì, è questo visionario che spende tutta la sua fortuna, ma poi vabbè ci sta pure il motivo del perché lo fa, e questo appunto non ve lo dico per spoiler, però spende tutta la sua fortuna per realizzare questo sogno, ma poi si scontra con quello che comportano tutte le utopie. No, ma soprattutto scontra con quella che è la fallibilità dell'uomo, a prescindere da quanto talento abbia, da quanto da quanta intelligenza poi abbia, in termini non emotivi, ecco. Certo. Vabbè, ma infatti c'è da dire e sottolineare come appunto la parte... l'uomo diventa fallibile nel momento in cui appunto perde ogni sorta di limite, e quello era probabilmente ingenuamente era l'obiettivo di Andrew Ryan, ma poi è diventato il suo, diciamo, croce delizia. No, per dire che all'inizio sembrava, no, il sogno, quando poi in realtà ti accorgi che poi una delle parti più belle, che era come all'inizio del gioco, sta all'inizio del libro, quando dice l'uomo ha diritto al sudore della sua fronte, al lavoro della... Al lavoro, dice no, cacchio, vedi, queste sono cose che invece mi vorrei ricordare ma non mi ricordo. Dice l'uomo americano, dice no, è di tutti. Dice il popolo di Dio, dice no, è di Dio, eccetera, eccetera, eccetera. No, ammazza, sotto quel punto di vista, fermati. Ma infatti Ken Levine, vabbè, con Bioshock, secondo me ha raggiunto proprio... Però ecco, assolutamente fatevi... Altissimi livelli, no? Leggetevi anche il libro, perché veramente... E ti ho detto, infatti, da come tu ne parli, mi sembra strano che non ti ricordi certi meccanismi o certi personaggi, che secondo me all'interno di quel gioco fanno proprio la differenza. No, ma cioè, mi ricordo ovviamente tutti i personaggi principali, però se mi chiedi, e ho letto anche il libro, e ho letto anche l'altro libro, quello che ti dicevo, da Rapture non mi ricordo neanche. A Columbia. Ho dei grossi problemi con la memoria. Però ecco, magari le meccaniche più intime, le cose... No, quelle proprio assolutamente non me lo ricordo. Madonna, perché guarda, vorrei avere proprio la memoria eidetica. Lo so,
lo so che vorresti essere come me, ma non ti consiglio invece di leggere un altro libro che ho letto, che a me è piaciuto tanto, però è meno diciamo meno romanzato, in certe parti è un po' pesante, che si chiama Bioshock in nome del padre, e parla proprio di, più che altro proprio parla di Ken Levine, della sua famiglia, che insomma comunque lui, il padre e la madre, se non mi sbaglio, sono due sceneggiatori che lavorano nel mondo della cinematografia statunitense, quindi insomma fa capire un po' quali sono le sue origini. È molto bellino, molto bellino, un po' pesante in alcune parti, però molto carino. È piccolo, ha un centinaio di pagine giù di lì. Ah, vabbè, una cosa tranquilla allora. Sì. Ce la puoi fare anche tu. Quanto sei buono. Te voglio bene, lo sai. Invece devi leggere il libro di Doom, non i romanzi. Ti devi procurare il libro di Doom. Che si chiamavano? Quello è l'introduzione al film con The Rock, no? No. È il libro che parla proprio dell'incontro di Carmack e Romero, della fondazione di ID Software e di come hanno creato i vari Wolfenstein, i vari Commander Keen e via dicendo. Un libro meraviglioso. A parte la traduzione, che era abbastanza, in alcune parti era abbastanza così, un po' acerba, si chiama Masters of Doom. Ma guarda che Masters of Doom già me ne avevi parlato, ed è un libro che mi sa pure a trovarlo è complicato, a trovarlo con la cartacea, intendo. Boh, era sempre di multiplayer.com, quindi non lo so se da loro puoi trovarlo da qualche parte, o su Amazon, boh, non lo so. Però veramente un bel libro, davvero un bel libro. Che poi insomma vabbè, ti fa capire come c'è tutti i vari passaggi per cui comunque Doom ha aperto delle porte nel mondo del videogioco, che secondo me l'hanno assolutamente migliorato, hanno migliorato tutto il mondo del videogioco in maniera poi indelebile, perché sono stati poi i primi a mettere a disposizione parti del codice del gioco, a poter modificare il gioco, quasi tutte le sue parti, con tutte le varie modification e via dicendo. E per non parlare poi ovviamente dell'introduzione del multiplayer di un certo competitivo di un certo tipo, no, veramente figo. Se riesci a beccarlo da qualche parte, io me l'ero anche fatto digitalizzare, ti dico la verità, però fa schifo. Non me lo immagino, perché me lo ricordo. È quasi illeggibile, però se riesco a trovare un software OCR decente che non mi faccia cedere il mio povero PC, potrei anche fare la pazzia di... Non c'è venuta lei, io non pensavo ci venisse lei. Vabbè. No, vabbè, ma nel frattempo ho trovato una felpa, Simo... Ho trovato una felpa che se non ce l'hai non sei nessuno. Addirittura. Sì, ti metto il link su Discord. È meravigliosa, la voglio. La voglio. La voglio. Cioè, mia moglie non mi fa più entrare in casa, questo è ovvio, però ne vale la pena. Vai. Bellissimo. Ci vede? Brava. Sto dietro all'Angelica. All'Angelica? Vai. Vieni qui. Ok. Personale villa. Tiriamolo dentro. Lasciamo Orbenelli, che sennò qua... Per Bartoli, anzi, via. Portiamo se dato la bombola di propano, che quella può sempre essere utile. Allora, lei ci riconosce. Certo potrei ammazzare qualcuno con la cosa da stiro.
sacco di zucchero, che ci faccio? Scusa, fai il disinvolto, vai lì dove sono quei tipi che stanno parlando, metti la bombola di propano lì in mezzo, poi spari e la fai esplodere. Lo so che tu sei un professionista del settore, però... ma in maniera molto conoscenza, proprio fai finta di niente. Io mi accatto tutto, sperando sempre di fare qualche obiettivo. Allora, no, io vorrei prendere la... come si dice, vorrei fare la storia di missione, già che ci siamo, dell'investigatore, che più di una volta mi hanno scioccato e non l'ho fatta. Quindi a questo punto ci proviamo. Hai visto la promozione di GameStop? Non so se ti è capitato di vederla. No, per Cyberpunk. No, che hanno fatto? Che se adesso riporti un gioco valido per la promozione, ti puoi portare via Cyberpunk a, mi pare, 9 euro. Mazza. Questo è significativo, eh. Aspetta. Madonna mia. I suggest you go talk to the butler. Olè. Allora, la bombola di propano però non me la posso portare via, perché adesso quella mi serve dopo, devo fare una cosa. E via. No, è gagliarda la cosa dell'investigatore, perché appunto c'hai più cose da fare e volevo proprio vedere come andava. Bellissime, le ambientazioni sono disegnate in maniera perfetta. Ecco, guarda, troppo bello. Sotto questo profilo Hitman secondo me hanno fatto un lavorone, assolutamente. Ma poi sono ricche, cioè quello che ti voglio dire, il level design è proprio ben fatto, ben costruito, elaborato, le zone hanno un loro perché, cioè anche questa villa, che fondamentalmente è una villa, mo per carità, e per quello che parlavo di mini sandbox, se vogliamo, perché allora il cimitero, la serra, il giardino. Ora queste zone voi le vedete con il nome, perché io le ho esplorate, perché si tratta di posti che tu puoi scoprire, e una volta che li scopri fai una delle tante sfide. Infatti io qua c'ho una zona, vedete, quelle che non sapete che cosa sono, sono contrassegnate da un geotag che appunto non ti fa capire di che cosa si tratta. E quella per esempio so come si apre, però non mandavate rifare la missione un'altra volta e ho detto vabbè, aspetterò di fare la diretta. Perché qua mi manca solo... eh sì, mi manca solo quella. Perché tutto il resto l'ho scoperto. 2, 1, 0. Infatti. E... però no, è gagliardo, cioè guarda anche questo salotto. A parte, vabbè, io da quando ho rifatto il PC vedo, i, giochi, vedo i giochi in maniera... è stata un'altra luce, dai, sì, c'è poco da fare. Però, no, è impressionante. Cioè, questo è appunto il gioco visto a una grafica semi-massima, non è massima, ma è favoloso. Infatti sarei stato molto curioso di vedere come si comporta il titolo su Next Gen. Mr. Patrick. Can I do anything for you? Yes, actually. Could you speed up... Mr. Fernsby, I'm ready to see the crime scene. Very well, Mr. Whitman. If you'll follow me, sir. Il tipico maggiordomo, il butler. C'ha un po' di... sembra un po' Tulu. Questo modo di fare un po' stizzito. Sì. Cammina troppo eretto per essere te, eh? Però... questo è vero. Pure il doppiaggio. Di questi giorni, poiché... Madonna, in questi giorni è un relitto. Ma un relitto ha più dignità di me. Mamma mia, addirittura. Oh. Conta che praticamente non faccio una notte di sonno da decente. Però che sei un vecchio volpone. No, 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 perché sono un vecchio e basta. Sono un vecchio. Caro Fernsby. I'll consider her dead when I leave.
Poi carina pure sta battuta. La considererò morta una volta che me ne sarò andato, perché quello è l'obiettivo della missione, ucciderla. Mr. Zachary, Adam Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. The door was locked from the inside and a suicide letter was found in his room. Allora, prendiamo intanto la nostra Sì, ma più o meno quante ore di gioco ti garantisce? Guarda, a mio avviso 15 tranquille proprio, ma anche 20. Però ti ripeto, è tutto un discorso. Mi sarebbe piaciuto avere un doppio, tipo avere avere una persona tipo te che potevi provarlo in contemporanea, per capire quanto poteva a tutti gli effetti cambiare proprio l'approccio distanziato, perché io mi rendo conto che non tutti i giocatori hanno, infatti è quello che cercavo di esprimere anche nell'articolo, non tutti i giocatori hanno lo stesso, non parlo tanto di pazienza quanto di voglia di approfondire una determinata cosa nel momento in cui viene fatta. Cioè, ti faccio un esempio, è una sciocchezza però magari ti rende l'idea. Crash Bandicoot è un titolo fantastico, un platform della Madonna, per dire proprio, per dare un'enfasi alla cosa, però è un titolo che io non farei mai al 100%, mi fa male la pancia solo a pensarci. E non so se sai di cosa parlo, perché se guardi qualche video su YouTube ti rendi conto di cosa vuol dire fare il 100% dentro quel gioco. No, vabbè, sono quelle cose malate che per quello che mi riguarda. Per carità, però c'è gente, non so se te lo ricordi, Davide. Assolutamente. Sì, ma assolutamente, cioè non le capisco certe cose, però per carità, il fenomeno merita tutto il rispetto del mondo. Però appunto, come ti dicevo, in questo caso particolare, a mio avviso, essere una persona che comunque ama un pochettino la rigiocabilità, perché ecco, non deve essere eccessiva, però che gli fa piacere vedere, capire, trovare insomma da fare sul gioco in questione, secondo me si diverte. Ecco perché ti parlavo di 15 ore, perché comunque secondo me le fai proprio per cercare di scoprire cosa c'è dietro, magari cercare di portare a termine un obiettivo in maniera diversa. Devo dire che sotto questo profilo, appunto, Hitman. E poi ci stanno i soliti. Credo che adesso si adopereranno per fare i bersagli. Non mi viene il termine. Che hai visto, ci stanno quelle missioni. Anche quelle missioni secondarie con gli obiettivi a tempo, no? Che tu, sì, che sì. Al primo capitolo ci fu Sean Ben, no? Sì, è vero. È vero. Mi fece vero. Un sacco di risate perché, come al solito, don't kill Sean Ben, no? Sì, sì, sì. Vabbè, sì. Lui ha sempre fatto un po'. Ci ha giocato, aveva le magliette con l'hashtag. Beh, per forza. E però, appunto, come si suol dire, insomma, ci sta, delle cose divertenti ci stanno. E secondo me, ecco, Hitman offre davvero un bel tipo di intrattenimento. Assolutamente. Poi, guarda che carine le stanze nascoste. A hidden door. It's a secret passage. This could explain how the door was locked from the inside. Comunque, purtroppo non ci avevano garantito che ci avrebbero dato anche un codice per Series X, che però non è arrivato, ma se tutto va bene ce lo comunque dovrebbero mandare magari nei prossimi giorni, per cui potremmo anche pensare magari di fare un confronto su come abbiamo interpretato le varie missioni in modo... Bravo, ma infatti guarda, secondo me questo è anche un tipo di gioco che aiuta il confronto e secondo me rende il tutto un po' più divertente anche il parlarne, no? Perché veramente, ora come ora, io sto affrontando la situazione conoscendo l'ambientazione, ma facendo appunto una cosa diversa. Ti dico, le stanze non le ricordo a memoria, però mi ricordo le location... E già adesso mi sta venendo in mente di prendere degli oggetti per provare a completare delle missioni. È chiaro che magari il cercare a tutti i costi di completare un titolo al 100% può lasciare il tempo che trova. E a parte un discorso di achievement, barra, vabbè, visto punteggi e quello che ne viene. Però ti devo dire, a tutti gli effetti, in questo particolare caso, è quella rigiocabilità che ti fa piacere fare. Cioè io... Esatto.
mi ci sto divertendo, con tutto che non sono uno che appunto sì, il completismo gli piace, perché forse ecco il profilo del videogiocatore è importante, cioè a me il completismo piace, però essendo una persona che al contrario di te mi ricordo tante cose bene, io una volta che vedo una cosa, se la rivedo più volte mi viene proprio là, comincio a fare però no, qui succede questo, qui succede questo, no però ho già fatto. E quindi Simoncino, io allora sono le 7:10, stiamo streamando da più di un'ora. Io dovrei staccare. Ovviamente se tu vuoi andare avanti. Ma sì, io vedo magari, che ne so, provo a finire la missione entro una mezz'oretta e poi tanto devo andare a cucinare. Va bene. Quindi l'unica cosa adesso mi attivo un attimo la chat perché non ho nulla. Sì, ma tanto tutto tace. Ah, ok, vabbè, no, che ne so. Quindi niente, va bene. Allora io saluto i nostri amici, vi auguro un buon proseguimento, saluto ovviamente anche Simone. Grazie. Ci vediamo alla prossima. Dai, volentieri. Ciao Lu, grazie per la compagnia. Ciao belli. Ciao. Allora, quindi continuando qui la questione, fondamentalmente cosa è accaduto? Che adesso mi si è aperta una rosa di sospetti per capire chi e perché abbia ucciso Zachary Carlisle. Questa è tutta una famiglia, fondamentalmente. Ecco perché menzionavo Cena con Delitto, il film. Perché noi in questo momento stiamo impersonando... oddio, porca vacca, volevo dire il nome dell'attore, non mi viene. Porca miseria, oh. Niente. James Bond, non mi viene il nome dell'attore che fa James Bond. Allora, qui abbiamo Gregory, figlio maggiore di Alexa, e uno dei sospettati per l'omicidio di Zachary. Edward Carlisle, secondo figlio. Rebecca, figlia più giovane. Emma Carlisle, moglie di Gregory. Questo è il tizio, e addirittura il maggiordomo, che afferma di aver lavorato nel proprio ufficio la scorsa notte, non ha un alibi. Ok, quindi credo che potrei interrogare i sospettati. May I suggest you ask the suspects for alibis? Or perhaps you prefer searching the manor for clues first? Allora, intanto io farei una cosa molto... Allora, io farei una cosa molto, molto intelligente prima di tutto. Prima di andare a interrogare per sapere se ci sono, se ognuno di loro ha degli alibi, me ne andrei a vedere quelle che sono appunto le aree, non dico nascoste, ma le aree dove ognuno di loro doveva in qualche modo soggiornare o cercare di avere un alibi. Quindi io qua faccio un'azione illegale. Ma me ne frego altamente e vado a vedere quello che ci sta qui. Allora, abbiamo una chiave passepartout, che può essere una cosa ottima per la tenuta. Abbiamo una chiave che apre ogni porta, ottimo. Lista del signor Fersby, e vediamo subito che cosa c'è scritto sopra. La stanza accessibile al magazzino di alloggi. Abbiamo trovato una lista scritta dal signor Fersby, il maggiordomo. Ci sono elencate varie attività da svolgere per il finto funerale domani. Calligrafia non corrisponde a quella trovata nella lettera di addio di Zachary Carlisle, quindi in teoria già questa cosa dovrebbe in qualche modo escluderlo dalla situazione. Lì c'è qualcosa. Diario di Zachary parzialmente bruciato. This is big. He was about to confess to the world that he and Alexa murdered their older brother Montgomery 46 years ago. And apparently, quindi lui voleva fondamentalmente. And 47, the handwriting doesn't match the suicide letter in his room, proving he didn't write it himself. Ok, quindi abbiamo già un grande indizio, che è il diario di Zachary parzialmente bruciato. Quindi lui voleva fondamentalmente, non lo so, fondamentalmente chiedere perdono per quello che era accaduto. Qui ci prendiamo anche il barattolo di... Lethal, if you use enough of them. E via. Not the poison used to kill Zachary. Of course, Madame Carlyle doesn't know that. Però vedi, abbiamo trovato anche delle pillole. Mr. Fernsby clearly didn't commit the murder, but I think you have enough evidence to convince Madame Carlyle he did. Maybe you should tell him you are ready to present your findings. Allora, però disattivare ora il quadro elettrico non mi va. Voglio investigare ancora un po', perché effettivamente non l'ho fatto la scorsa volta, e direi di andare. Ok, andiamo nella sala da pranzo.
così che andiamo a vedere un pochettino quello che potrebbe esserci come indizi. Quelle icone che avete visto sul menu sono delle icone che, diciamo, di alcuni oggetti che possono essere fotografati all'interno dell'area. Quindi io direi di procedere di qua, quindi andando ad esaminare questo foglio. Vabbè, considerate ragazzi che molte cose le ricordo io perché le ho già fatte, quindi via. Sicuramente per vedere la calligrafia, quindi abbiamo un discorso scansionato che sono gli appunti di Edward Carlisle, e sappiamo che la calligrafia non corrisponde a quella trovata nella lettera, quindi in qualche modo anche lui diviene escluso da quella che è l'omicidio. In qualche modo e maniera potrebbe già, diciamo, essere, abbiamo esclusi 2 su 3, 2 su 5 anzi, quindi ci conviene andare al salotto e proviamo a vedere se ci sono cose interessanti. Vediamo il quadro scansionato, vediamo che ci dice. Un ritratto di Montgomery Carlisle, che era il fratello maggiore. E poi abbiamo da qualche parte qui una lettera. No, qui c'erano le tracce, se non ricordo male. Esatto. Quindi sappiamo che qualcuno è venuto da fuori. Tra l'altro, visto che abbiamo la chiave inglese, potremmo provare a fare una cosa che magari vi potrebbe servire anche a voi in un futuro, qualora vogliate approcciarvi alla missione in questa maniera. Allora, lì c'è una storia missione, ma la ignoriamo. Qui facciamo un salvataggio, perché ora purtroppo potremmo fare qualcosa che non è corretto, quindi ci conviene a questo punto farci gli affari nostri, aspettare che i sospetti facciano la loro ronda, e i sospetti, scusate, che queste persone qui vicino facciano la loro ronda. Ok, tu vai di qua, tu vai di qua. Facciamo gli ignorri, perché lui ci ha sentito. Potrebbe ignorarci in realtà, perché non vedendo nessuno potrebbe andare via. Però qui è importante, perché abbiamo... Ok, vedete, attrezzatura da laboratorio rotta. Questa attrezzatura della serra è importante, perché in questo fascicolo troviamo... Esatto, una tabella di dose, diciamo, di una pianta che, data in dose letali, può uccidere qualcuno. I'd say Madame Carlyle is next in line. E addirittura qualcuno vuole uccidere Madame Carlisle, quindi probabilmente uno dei figli a questo punto. Crea un veleno. Tra l'altro abbiamo fatto anche un obiettivo, Gagliardo. Allora, facciamo così. Salviamo di nuovo, che per fortuna a livello normale i salvataggi sono illimitati, poi aumentando la difficoltà invece questo va a decadere. Allora, con F1 possiamo vedere informazioni, la serra, 2 di 2 indizi trovati, perfetto. Allora, ce ne andiamo dalla serra e a questo punto... Chi è che parla? Ah, è il fotografo. Ah, poi è carina, questa cosa pure in Hitman è simpatica, che ogni luogo, se esplorato con calma, nasconde delle conversazioni chiave che possono aiutare chiaramente, o possono anche in qualche modo arricchire il background. Sebbene, considerate che questa è una cosa pure che abbiamo detto, ho scritto in sede di recensione, purtroppo la storia principale, che vabbè si dirama per 3 capitoli e per carità ottiene anche una sua degna conclusione con qualche percorso extra a livello di scelte, è un po', come si dice, è un po' un canovaccio, se vogliamo.
Attacca un corno d'unicorno. Io tra l'altro l'altro corno d'unicorno lo so dove sta. Solo che lui è un pochettino... è un pochettino in mezzo. Quindi noi facciamo un po' gli ignorri. Vediamo se gliela tiro da qua sopra. Via, così mi posso staccare il corno. Ok, allora ci serve da andare ad esplorare le altre stanze. C'è la sala dei trofei. Poi lui potrà interrogarlo, però intanto vediamo la sala dei trofei prima di tutto. E nella sala dei trofei c'è quest'altra lettera che probabilmente ci dirà qualcosa sulla calligrafia. Mostrano vari movimenti non utilizzati. Ah, vedete, quindi qualcuno già si stava muovendo per fare qualcosa. Probabilmente c'è una premeditazione importante dentro questa famiglia. Allora, andiamo alle scale, così saliamo su. E al secondo piano andiamo direttamente a esplorare le camere degli altri membri della famiglia. Quindi abbiamo la stanza di Rebecca. That is the door to Rebecca's room. Che ora, perché non ricordo se il tizio rompeva le scatole qua. Ok. Allora, stanza di Rebecca. Vediamo un pochettino. Qui c'è un computer. Quindi indaghiamo. I can see from the log that Rebecca was in a conference call from 9 p.m. to midnight last night. Quindi Rebecca in teoria potrebbe avere un alibi. Alibi confermato. Perfetto. Tra l'altro, qui c'è una cassaforte, quasi sicuramente. Vediamo un po'. Ah, un altro pannello segreto. Qui c'è altro? Non mi pare. Riapri. Ah, però potevo fotografare. Ecco perché. Il taccuino mi permetterebbe di vedere la scrittura. Infatti, lei non la scrittura non corrisponde. Tra l'altro, sarei curioso di vedere. Un guardone. Questo è l'avvocato. Ok. Allora, andiamo avanti di qua. E a questo punto ce ne andiamo in un'altra delle stanze. Questa è la camera di Zachary, dove ora c'è il bersaglio. E ci abbiamo la camera di Emma e Gregory. Così possiamo vedere un pochettino che succede lì. That door leads to Emma and Gregory's room. Perfetto. Allora, sicuramente nella camera di Emma e Gregory qualcosa troviamo. Sono gli unici rimasti, quindi non è possibile che loro non abbiano fatto nulla. Abbiamo una lettera. Una lettera della madre di Emma trovata nella stanza. C'è scritto che il padre è il defunto Montgomery Carlisle, il fratello maggiore di Alex e Zachary, che sono stati loro a ucciderlo. A quanto pare i due assassini erano a conoscenza del fatto che la madre di Emma fosse incinta. A letter from Emma's mother, stating that Emma is the illegitimate child of Alex's late older brother, Montgomery. And listen to this.
She claims to have witnessed Alexa and Zachary murder him. The plot thickens. A keychain pendant for the greenhouse. Allora vedete, già lì ci sta lui. Emma and Gregory's room, I wonder. Uno dei due ha fatto. Why is the key missing? Uno dei due si è adoperato per scarpe impronte. Quindi tra l'altro nella camera di Emma e Gregory, allora 3 di 4 indizi trovati, ci manca un indizio. Ah ok, ora 4 di 4. Però perché il lampadario? Ma pensa, forse perché possiamo, te lo dico io. Allora, tra l'altro col bastone voglio fare una cosa. Allora, no, M, c'era una zona, eccola. Eccola la zona. Finalmente l'ho trovata. Allora, moneta. Lettera perduta di Montgomery. No. Ma dove me l'ha messo? Mannaggia. Vediamo. Never opened. Must have slid under the secret door nearly 46 years ago. It states that Alexa Carlyle's older brother, Montgomery, wanted Alexa to become the heir to the Carlyle Empire instead of himself. Hmm. Interesting. Pensa te. You're an excellent detective, 47. Uncovering truths half a century old. If you frame it correctly, I believe you could use the information to convince Madame Carlyle that Zachary committed suicide. Maybe you should ask Mr. Fernsby to see her. Or perhaps you feel like digging a bit more. Allora, io sinceramente vorrei scavare ancora un po', perché nelle sfide ce ne stanno di cose da poter fare. Davvero divertente. Questa l'ho fatta. Nella stanza privata. La magia esiste. Ah, sono 5 chiavi. Porca, e dove stanno? Quelle potrei provare a sbloccarle per dopo. Andiamo a caccia. Allora, ragazzuoli, direi che è arrivata ora. Grazie della compagnia a tutti quanti. Aspettate che torno nella cosa d'apertura. E allora, ragazzi, ovviamente ci trovate sulle pagine di GameSurf, ovviamente sotto Tiscali, per leggere la recensione. Sicuramente ci troverete anche per altri articoli da visionare. Grazie chiaramente della compagnia, tanto penso che torneremo sicuramente online con qualche altra diretta legata a qualche altro gioco. Non esitate a farvi vivi e grazie ancora di tutto. Ci rivediamo sicuramente. Buona serata, ragazzi. Ciao!